Buongiorno e benvenuti alla vostra rubrica che siete abituati a seguire del limericano, di queste poesie simpaticissime. Però oggi la vostra Francesca non è potuta essere presente perché ieri sera si è mangiata un'impepata di cozze di seconda frescura, di seconda freschezza, che ci hanno provocato dei gargarismi intestinali, non so come dite voi in italiano, no? Che è rimasta costretta come il pensatore di Rodin, tutta contratta in questi spasmi di pensiero sulla tazza del water, scusate la volgarità, quindi non è potuta essere presente e pensavo di sostituire questa rubrica, perché vedo che siete veramente affezionados, con un'altra rubrica che è la posta del cuore, che comunque in questo periodo di quarantena può essere interessante, perché abbiamo ricevuto, in effetti, non so se vi piace il mio vestito, molto carino, sì che mia figlia mi dice, mamma, ma come sembri vecchia con quel vestito, anzi no, mi correggo, sei proprio vecchia, e sono soddisfazioni, no? Serpi che tu covi in seno, ma... Sto divagando come quel romanzo famoso del russo che si chiama Dottor Divago, Dottor Divago. Però dicevo, insomma, che questa lettera che vi voglio leggere adesso è un italico un po' maccheronico, vediamo se capisco, se intendo questo strano idioma. Cara Francesca, io ho un problema grosso con la mia amorosa che abita in un altro paese. E che io non posso andare a trovarla, bravo, e non so come farci capire che io gli amo moltissimo tutta quanta intera la sua persona, che non penso che lei è un pezzo di manza un po' vecchia, con il cervello di gallina che stanazza come un'oca e che me la monterei come un... Come mi trattengo da leggere? No, no, io non lo penso, quindi aiutami tu a farci credere quanto tantissimo bene le voglio in quanto tale grazie, che me la devo sopportare. Che 12 anni, 12 ore di fonderia era meglio e un post-scriptum che non vi andrò a leggere. Caro amico che mi scrivi con tanta franchezza e sincerità, anche troppa sincerità devo dire, cerco di risponderti per come tu mi possa capirmi, no? E quindi vedi, la donna è come un veicolo a motore. Ora non insorgano le post-femministe, discepole, scapole, falangi armate di Simone de Beauvoir e delle Luce Irigaray, perché bisogna anche farsi capire da questi maschi, no? Parlare col loro linguaggio, grattarsi ogni tanto in mezzo alle... fare queste cose dei maschi, no? Scorreggiare e ruttare così, giusto per uscire dagli stigmi del genere, no? La donna è un motore ibrido, però. Non è semplice, no? Ti piacerebbe te avere il cruscotto tutto sotto controllo con le spie segnaletiche che... La vuoi facile, la vuoi te, eh? No, la donna è un motore ibrido che brucia molti tipi di combustibili fossili, non nel senso che è vecchia come un fossile, però te non mi fraintendere subito. Che tu ci devi fare da benzinaio dell'amore, capisci? Per ogni sua esigenza la giusta miscela, no? E quindi tu ci devi dare della benzina normale, io leggo perché non me ne intendo per niente, se volete andare liberi e senza pensieri, no? Ci devi mettere la benzina super se vuoi far battere forte il suo corazon. E devi trattarla come un diesel delicato se vuoi andare lontano per godervi con calma il panorama che vi circonda. E in caso di momenti bui e difficili dovete alimentarvi a metano, quindi risparmiare, stare cauti, stare attenti. O a GPL quando volete vedere le stelle, eh? Essere frizzanti e sporcazioni come due adolescenti scapestrati, che lo so che dentro di te nicchia questo toreador matador. Anche se in effetti tu mi facevi riferimento nel post-scritto a un tuo piccolo problema di carburazione precoce, no? Che dopo due rotazioni dell'albero motore sei passato praticamente errato come un petardo dall'aspirazione nel cilindro alla compressione del pistone, espansione e aumento della volumetria e scarico ed espulsione e raccolta del tutto nel filtro antiparticolato. Ecco, questo genere di problemi io non le puoi trattare in questa rubrica perché non siamo una rubrica luci rosse, mica siamo... Ecco, non posso fare il nome di quel sito famoso dove ci sono le donnine che si intrippano tutte, si intruppano, fanno cose, no, omini, cose che si incastrano, cose terribili, meravigliose. Eh? Comunque, diciamo, per tornare al tuo problema, poi chiudo la trasmissione che mi sto anche a dilungare, io penso che tu ci potresti dedicare una poesia. Che la poesia la mujer la conquista sempre, no? Soprattutto se viene dal corazon. Lo so che tu miri sempre un po' più in basso, che le cose quando la vedi va, no,
Te devi pensare al corazon, devi prenderla per il cuore, che così per il cuore, leggi il labiale, non fraintendermi sempre però, devi prenderla per il cuore che poi la conquisterai completamente, no? E la poesia, e poi chiudo, vi saluto, che ho la polenta da andare a mescolare. La poesia può essere ad esempio questa. Fai di me il tuo carrozziere, gommista e benzinaio, non ti deluderò, mi prenderò cura ogni giorno della tua carrozzeria, gomme e telaio. E se non ti basta questa sincera dichiarazione, ahimè, lasso, butterò il mio cuore a rottamazione. Io vi saluto caramente, spero che Francesca si rimetta presto, perché non so come sta. E aspetta un attimo, che c'aveva questa usanza bizzarra di usare questo coso. Io vi saluto. A presto e statemi bene.